Eccoci qua su Storytime, bentornati. Oggi torniamo a parlare di design con Paola Serena. Ciao Paola. Ciao Federico. Che ci racconterà ancora qualcosa legato a Design Italy, appunto. Siamo anche in compagnia di Edoardo Terrone oggi. Ciao Buongiorno Edoardo. A tutti. Che ci parlerà della realtà di BBB Italia, appunto, legata al mondo dell'arredamento e soprattutto al design. Lascio a voi la parola, ragazzi. Sì, oggi vi ho portato Edoardo Terrone, che è il coordinatore commerciale della rete Vendita Italia di BBB Italia. È un'azienda storica con più di 80 anni alle spalle, un'azienda che ha sempre fatto design, sì. Ha sempre utilizzato grandissimi nomi per disegnare le proprie collezioni, innovando continuamente, quindi un'azienda che per noi rientra nel perfetto insomma connubio fra design e contemporaneità. E il nostro progetto più importante con BBB Italia l'abbiamo fatto lo scorso fuori salone, dove abbiamo presentato questa sedia storica di uno dei tanti designer famosi che hanno disegnato per BBB Italia. Ma ci vuoi raccontare tu qualcosa di queste collaborazioni importantissime? Sì, BBB, appunto, come hai detto benissimo tu Paolo, è un'azienda storica nata nel 1949, quindi ha decenni di presenza sul mercato. È un'azienda che forse più di tante altre aziende è riuscita a porsi come anello di congiunzione tra quello che era il design classico, che era poi quello fino agli anni 40 del design milanese, e ponendosi poi come innovazione, come elemento di avanguardia nei confronti appunto del design, legandosi a parecchi nomi di artisti, di designer, di architetti veramente tanti, famosi, che hanno vinto premi importanti. Hanno vinto premi importanti, quindi a livello internazionale il più famoso è chiaramente il Compasso d'Oro, di cui noi abbiamo una sedia in collezione di Henri Koskinen, che è un designer finlandese che ha vinto questa sedia il Compasso d'Oro nel 2004. È una sedia attualmente presente al Museo dell'Adi qui a Milano. Abbiamo tra l'altro anche due altre sedute che sono vice Compasso d'Oro, perché hanno vinto la menzione d'onore, una nel 2008, una nell'89, e una sedia entrambi di Paolo Favaretto. Insomma, qualche soddisfazione. Sì, sì, ce la siamo tolta. E designer che hanno vinto per conto loro invece il Compasso d'Oro, no? Esatto, anche. sì, assolutamente. Ma c'è due prodotti che mi piacerebbe parlare due. Uno, una libreria famosissima, sì. che piace cavallo tantissimo, di battaglia. Che è la Sapiens. Sì, è il nostro bestseller, esatto. Libreria di Bruno Reinaldi, famosissima, storica, venduta insomma in tutto il mondo, anche grazie al vostro aiuto sicuramente. Sì, devo dire che è il nostro abbiamo bestseller, una ridondanza, infatti. Sì, anche comunicativa molto, sicuramente molto forte. È una libreria molto semplice, disegnata appunto dal designer Bruno Reinaldi, fatta in sole tre misure, quindi da design molto minimal, tre altezze, sette finiture differenti, e che si pone, poi può essere posta in qualsiasi ambiente. Sì, si adatta a qualsiasi ambiente, perché poi è una libreria che fondamentalmente scompare. Versatile. È molto versatile, sì. Sì. Che la caratteristica proprio fondamentale di questa libreria è che, siccome i libri vengono posti non in costa ma piatti uno sopra l'altro, okay, quando poi la libreria è tutta piena, la colonna tende a scomparire, quindi i libri sembrano sospesi. Sì. Infatti danno un bellissimo effetto. Ok, interessante. E la seconda opera invece? È questa, tutta questa parte di smart working, che adesso purtroppo è diventato così famoso, ma che in realtà era già nelle idee del designer poi Michele Franzina, certo, che ha disegnato queste sedie da multifunzionali, sì, molto comode sia per sedersi e rilassarsi ma anche per lavorare. Sì, la più nota di questa famiglia di sedute si chiama Ribbon, che significa nastro, perché è disegnata proprio all'interno, con un unico pezzo di metallo sostanzialmente tubolare, okay, che ruota su se stesso e quindi parte, fa da appoggio a terra, si piega e fa da seduta, si piega nuovamente e fa da schienale, per poi andare a esporsi lateralmente e creare una sorta di braccio che funge da piatta sì, da piano d'appoggio, dove ci si appoggia comodissimamente, dove si può lavorare con un laptop, esatto, con veramente laptop in modo rilassato, anche per leggere un libro piuttosto che appoggiare un computer portatile. Interessante, insomma. Soprattutto anche magari abbastanza minimal come idea. Lasciamo allora i contatti, Paola.
Sì, potete vedere la sedia Ribbon e tutte le sue varietà e le librerie Sapiens, sì, su designitaly.com nella sezione dedicata a BBB Italia, e ci potete vedere sul canale YouTube di Design Italy, sui nostri social e su Instagram in particolare da Design Italy _ official. Grazie per aver partecipato al nostro programma, ragazzi. Grazie a voi. Qua invece torniamo tra pochissimo, sempre su Storytime, con altre nuove interviste.